Non finisce qui, perché io frequento casa Proietti, e a casa Proietti ci sono due bambini, ma c'è una bambina, c'era una bambina che sì. in continuazione cantava canzoni svedesi, perché tua moglie è svedese, cantava eccetera. Sì, componeva pure, componeva pure canzoni svedesi, sta bambina, e devo dire che a Natale, soprattutto a casa Proietti, si festeggia il Natale facendo un giro tondo alla mia età e alla sua età intorno all'albero di Natale cantando canzoni svedesi. Sì. La bambina che cantava canzoni altro svedesi. Che gramelotte, altro gramelotte, anche parla di Schwein, canzoni incomprensibili sì, svedesi, eccetera. La bambina mi pare che è diventata grande. Sì, io l'ho portata con me. Sì. E mi fa magari da suggeritrice, perché lei sì. fa l'attrice, insomma. Facciamola entrare. Carlotta Proietti. La bambina. La bambina. Grazie tante. Non ti facciamo cantare svedese stasera. No. Non ti facciamo cantare svedese. Carlotta veramente è diventata un'attrice importantissima, bravissima, una grande soubrette, l'ho vista anche. Anche. È fantastico. Dal classico al leggero. Vabbè, proprio l'hai allevata benissimo, eccetera. Ce n'è per tutti. Adesso la stai praticamente usando un po' come suggeritrice. Sì. Sì, fate, io ho sentito perfino una volta che facevate una barzelletta in due. Sì. Bello, la volete fare? Facevamo pure io e te. Io e te abbiamo fatto barzellette meravigliose, quelle sì. del leone, quelle del... però non le possiamo sì. fare. Adesso facciamo. Lei, da bambì. Beh, da leone, bambì. Leone pure. Sì. E vogliamo rifare quelle del leone? Sì! Con la doppia cosa. Il doppio finale. Non si potrebbe fare. Cioè, non allora, ce fa. Carlo, scusa, ma certo. facciamo la barzelletta. Prego, del leone. Ma che scherziamo? Barzellette io del aspetto. Leone. Sì. Allora, lei. Colonnello, lei mi pare che è andato in Africa, no? Colonnello, stiamo improvvisando, scusate. Trovavo in una radura, però, circondata, piccola radura, circondata dal fogliame degli alberi. A un certo punto voi sapete che il mio amore per le bestie feroci, però. Stavo per un safari con il mio fucile. A un certo punto vedo tutti gli alberi che si muovono, le scimmie che scappano, gli uccelli che volano via, e la trema che terra. La terra che trema. No, colonnello, è la trema che terra. No, è la terra che trema. Vabbè, ma lei qui, adesso in Italia, ma un tempo era così. Terra che trema. Sotto i miei piedi, io imbraccio il fucile. Quando a un certo punto sbuca dal folto delle foglie, degli alberi, sbuca fuori un leone mai visto. Io non ho mai visto una bestia di genere. Leone sarà alto così, era alto come un elefante, dico, tremava tutto, le scimmie, tutte le bestie volavano via. Io ho puntato il fucile, ma non avevo il coraggio. Il leone non me la sentivo di sparare a una bestia, un esemplare così sublime. Leone. E il leone che ha fatto? Il leone allora ha messo un ruggito che io non vorrei, non so come fare a farvi capire, fece proprio lo fa. E che è successo? Mi sono cagato sotto. Ma allora per la paura? No, adesso per fare. Ma è successo un'altra volta che ti è andato nella giungla e hai incontrato un leone? Sì, beh, che, diciamo il teatro di guerra, di caccia, era lo stesso. E hai incontrato di nuovo di quel nuovo, leone? Non so se era quello, forse il figlio, che ne so. Non ho idea, insomma. Era parecchi anni dopo. Se era il figlio era molto cresciuto. Mi credano. E come ha fatto questo leone? Ah, per, è uscito, ha fatto... Ha fatto. Come? Ma il leone non fa. Se entra di testa, vero? Vabbè, diciamo questa cosa con Carlotta. Sì, è io mi ricordo la barzelletta con Carlotta che faceva la bambina. La bambina, sì. E allora che potete fare?
E lei sta al telefono, arriva uno. Pronto? 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 Ah. Ciao, mi chiami papà, per favore? Non c'è. Ah, non c'è? No. E dove sta? Sta in giardino. Ah, allora chiamami la mamma. Non c'è. Ah, non c'è nemmeno la mamma? No. E dove sta? Sta in terrazza. Allora chiamami Antonio, tuo fratello. Non c'è. Neanche Antonio? No. E dove sta? Sta in cantina. Ah, e tua sorella? Me la puoi chiamare? Non c'è. Ma dove sta? Sta in bagno. Vabbè, chiamami il nonno allora, su. Non c'è. E dove sta? Sta in garage. Ma che stanno a fa? Mi stanno a cercare. Allora, adesso...